Bandino gioca. Bandino mangia l'erba. Nel frattempo qui l'orto sinergico non intensivo va avanti. Abbiamo piantato dei fagioli che stanno spuntando, eccoli qua. Poi ci trapianteremo i cetrioli, poi i pomodori. Però mentre estirpavo, perché qua non sappo estirpo, ovviamente come al solito mi sono accorto che il terreno è pieno di cose buone da mangiare, e quindi estirpando si può trovare la menta per i carciofi, si può trovare la cicoria, si può trovare la lucchetta, si possono trovare dei lampacioni, tutte cose che mi sembra stupido estirpare. Allora uno le tiene e poi quando le estirpa se le magna. Si può trovare il trifoglio che, essendo una leguminosa, fertilizza il terreno, e si possono trovare delle carote selvatiche, delle bellissime carote selvatiche come questa gigante qua. Il terreno è pieno, ma questa è gigante, va cavata, cerchiamo di non rovinarla e vediamo se a tante foglie sopra corrispondono effettivamente anche una bella radice di carota sotto. Perché insieme con i fagioli oggi ci voleva una carotina nel soffritto. Questa è una carota selvatica, che come scrivevo sull'orto Dio, le cose selvatiche non saranno mai grosse come quelle compere, però insomma sono pure più saporite. Ecco qua, vedi, la vera carota è bianca, non è arancione, non te fa fregare. La vera carota è bianca, questa poi è fatta apposta, questa pelle esterna che è un po' amara si leva facilmente, dentro c'è il cuore che è piccolino ma è saporitissimo. E quindi oggi nel soffritto ci si mette una carota e una cipolla, e mo cerchiamo pure la cipolla o il lampacione. Ciao belli!